di contratto, ma ha detto che si sono obbligati in un contratto per 4 miliardi e Certo. passa. Oggi mi pare di capire che invece il governo e il Premier Conte, che peraltro è avvocato, è l'avvocato del popolo e si spera pure dei lavoratori dell'Ilva, ha detto, mi pare, insomma, sta emergendo l'idea che questo contratto possa essere però quindi usato per trattenerli nonostante il tema dello scudo Sì, penale? certo, perché noi quando abbiamo fatto il contratto non siamo stati così scemi da dire se salta lo scudo penale tu te ne puoi andare. C'è una clausola generale che dice se cambiano le condizioni di contesto in maniera tale da determinare la non fattibilità del business plan perché il governo fa una norma di qualunque genere o abolisce una norma, allora se il tribunale accerta questo stato di fatto tu te ne puoi andare. Quindi Mittal non può chiudere la fabbrica, deve andare in tribunale e combattere in tribunale, e bisogna combattere in tribunale. Prima di tutto bisogna incontrarlo e dirgli Ecco, domani si incontreranno alle se. 11 a Palazzo Chigi. Lei fosse Conte, cosa gli direbbe ad Allora, io gli ArcelorMittal? direi, fossi Conte, gli direi che rimetto lo scudo esattamente come era nelle previsioni e non gli do questo alibi, che voglio vedere gli impegni rispettati, che loro non si possono sciogliere e se provano a chiudere l'alto forno, che vorrebbe dire ammazzare Taranto, io gli faccio una causa per danni per miliardi di euro, io perché non gli do la scusa di spegnere, loro non possono spegnere, devo andare in tribunale e poi farei un negoziato per riportarli. Quello che farà ArcelorMittal sarà dire, cari signori, io il ciclo a caldo, cioè la colata di alluminio, non la posso fare in una condizione in cui la magistratura mi sequestra gli alti forni, non mi fate fare le cose. Mantengo il ciclo secondario. Che però vuol dire 4.000 lavoratori invece dei 11.000 che attualmente sono dentro il ciclo produttivo, poi ce ne sono altri in cassa integrazione. Ma soprattutto vuol dire di nuovo che l'Italia perde l'acciaio primario, che è una cosa, noi siamo leader nella meccanica, la meccanica è tutta fatta di acciaio. Allora bisogna evitare questa roba qua. Cioè, E dobbiamo andarla a comprare all'estero, se dovremmo andare a chiude. comprare adesso, tra l'altro andare a comprare in paesi che lo fanno inquinando molto di più, quindi è proprio un paradosso del paradosso del paradosso. Allora, scusi, fermiamoci per un attimo.